An Italian artist continues his quest to honor the workers of the World Trade Center site. We first showed you this 40-foot-long, close to 7,000-pound sculpture a couple of months ago. Its creator was taking it on a tour of New York looking for a permanent home. Inspired by a 1932 photograph of construction workers building Rockefeller Center, it currently sits at Fulton and Broadway. It's a monument for all the people that they build America, that they build all those skyscrapers out there. And they represent basically all our grandfather that came from far away. Fenari would like to see the statue serve as a permanent September 11th memorial. La classe operaia non va in paradiso, ma a Ground Zero, un inferno di macerie dove gli operai di oggi e di sempre lavorano per ricostruire. Il geniale intuito di un artista siciliano, Sergio Furneri, ha riconnesso passato e presente, portando qui la sua scultura, Lunchtime on a Skyscraper, e dedicandola agli eroi lavoratori di ogni epoca. I think it's a timeless piece. It's just beautiful. I'm lost for words. Oh, this is great. This is great. I like that. Say it represents all of us, yeah, the brotherhood that's working down there now. Come ti è venuta l'idea per queste statue? Ma la prima volta che sono arrivato qui in America, 10 anni fa, diciamo, ho visto la foto del 1932 quando hanno costruito il Rockefeller Center e praticamente mi sono innamorato di questa foto e quindi ho deciso di fare delle sculture anche perché sono sicuro che tanti di questi operai erano italiani. Quindi è stato un onore per tutti gli emigrati che sono arrivati qua, diciamo, 100 anni fa, qui in America, e che hanno costruito New York e gli Stati Uniti. Sergio Furnari è uno di loro, nato a Caltagirone in Sicilia, e ha cominciato piccolissimo a lavorare al tornio per non andare a raccogliere pomodori e appena ha potuto è scappato in America. L'America secondo me è il paese più bello che c'è in tutto il mondo. Se uno ha qualità riesce a far successo, se uno non ha nessuna qualità meglio che se ne torni in Italia e si va a prendere il caffè la mattina. Sergio il caffè se lo prende a Ground Zero con i visitatori che ammirano il suo lavoro, con i poliziotti, i pompieri, gli operai che ormai lo considerano uno di loro. La televisione russa lo intervista, la gente scatta foto, la scultura diventa anche nel ricordo parte integrante della visita a Ground Zero e Sergio Furnari diventa parte del paese che ama, tanto da essersi sposato e avere fatto una figlia americana. Diciamo che il sogno americano ancora esiste.